1000%, si andava 1000%. Se possiamo abbassare la musica, grazie. Beh, buonasera a tutti, a tutte, grazie per essere qui. Molto bello l'impatto visivo di questa sera, nonostante sia un venerdì pomeriggio. Le persone che vedete sedute a questo tavolo non hanno un ordine di importanza, ma un ordine casuale. Siamo semplicemente quelli che hanno lanciato l'appello per oggi. Quindi un appello che non avrebbe avuto senso se poi non fosse niente qui. Comincio soltanto dicendo due parole di introduzione. Non siamo qui, lo ha ribadito questa mattina Giovanni Maiolo in un editoriale, non siamo qui per manifestare contro la magistratura, è evidente. Siamo qui spostando l'asse da quello della legalità a quello della legittimazione. Sentiamo che il modello Riace è un modello importante politicamente. Abbiamo sempre chiamato Riace un'avanguardia e quindi sta anche a noi raccoglierla e capire come portarla avanti e come non lasciare noi soli Mimmo Lucano, ma non solo, ma anche Tonino Capone, le riacesi e riacesi che ogni giorno fanno pratica di quello che noi insomma conosciamo come una teoria. Perciò invito tutti, le persone che si sono già segnate, sono già almeno 20, immagino che quell'elenco crescerà, a fare degli interventi molto brevi. Sarebbe bello riuscire ad assumere questa pratica di fare interventi brevi. Sì, certo. Abbiamo calcolato 3 minuti, batterò su questo microfono in una maniera molto antipatica, però lo farò nel rispetto delle persone che ci saranno dopo, perché ogni minuto preso in più sarà un minuto tolto alle persone che parleranno dopo. Ci abbiamo anche diversi messaggi venuti da fuori per chi non può esserci, ma li leggeremo nel corso dell'assemblea. Io darei subito la parola al sindaco Domenico Lucano. Noi siamo qui per testimoniare solidarietà innanzitutto a te e al tuo comune, ai tuoi concittadini e alle tue concittadine. Per spiegare delle cose che ovviamente questa accoglienza mi riempie di orgoglio e anche di responsabilità, perché una delle prime preoccupazioni è stata quella di come di tradire tante persone, come di disattendere
quello che il viaggio rappresenta, a parte la mia persona, quello che è stato tutti questi anni, come per quello che è accaduto in un piccolo paese di 1500 abitanti, ha creato una speranza, non solo per l'accoglienza, ma anche per un'idea di come si può amministrare la cosa pubblica, cercando con questo sguardo, questa proiezione collettiva sul territorio. E alla fine abbiamo trasmesso un messaggio che è possibile per l'accoglienza, è possibile per l'acqua, è possibile per i beni comuni, è possibile per creare atteggiamenti culturali anche e processi antitetici a chi vuole invece un dominio sul territorio e un condizionamento che spesso è soffocante, che spesso siamo prigionieri di una dimensione che ci dice tanto non è possibile e tutto il lavoro diventa inutile. Allora, io voglio dire che cosa è successo e devo cercare di avere la lucidità, nonostante l'emozione che mi sta prendendo dentro. E in pratica dico subito, io non voglio né essere rappresentato come una vittima di nessuna cosa, perché sono impegnato in un'area politica e allora ci sono chi vuole chissà quale cabina di regia, chissà quale persona, quale personaggio, niente di tutto questo. Non voglio alibi, non voglio nemmeno la pietà, non voglio nemmeno una commiserazione da parte di nessuno. Se ho sbagliato è giusto che devo pagare, non devo dire la responsabilità della magistratura, assolutamente. Anzi, più fanno fino in fondo il loro dovere di arrivare a scoprire la verità, più io sono contento. Bravo. Devo dire delle parole rivendicative verso nessuno, sono abituato che il primo livello di responsabilità è quello che compete a noi stessi. Allora ho cercato tutti questi giorni, rispetto alle accuse che sono state fatte, di capire dove è il problema, di capire dove... E mi sono fatte tante... sono arrivate a tante ipotesi. E ho pensato forse quello che è successo a dicembre, queste registrazioni, la procura magari ha aperto un'indagine, forse quello che è successo perché c'è stata, cerco di fare una sintesi, così vi trasmetto tutta la conoscenza, giusto? Voi da tanto lontano venite qua e io da una parte questo per me è straordinario, non lo so come vi devo ringraziare, ma dall'altra come sempre che vi disturbate per me, per venire fino a qua, per un'idea vi disturbate. Allora, io voglio ricostruire così, ve lo dico come una riflessione aperta, quello che dirò poi martedì mi chiameranno alla procura per dire, ma io praticamente quello che dirò alla procura è quello che vi dico qua, per me siete tutti giudici perché io devo rispondere a tutti, perché tutti gli amministratori pubblici dovremmo avere questa dimensione così di... io non voglio avvalermi queste parole della facoltà di non rispondere, voglio dire tutto, voglio dire apertamente tutto, così come ho già chiesto per essere ascoltato subito, già mi hanno convocato per martedì prossimo, e quello che dirò è quello che esattamente vi dirò adesso.
c'è stata un'attività di monitoraggio per i progetti SPRAR, no? Perché Diace ha due linee guida con i progetti di accoglienza, una dello SPRAR e una per i posti della prefettura. C'è stata un'attività di monitoraggio a luglio del 2016 che ha messo in rilievo, con una nota trasmessa al Comune e una alla Prefettura di Reggio Calabria, ha messo in rilievo delle inadempienze di carattere burocratico, no? Perché Riace inizia con un'accoglienza spontanea nel lontano 1998. Per 4 anni abbiamo fatto un'accoglienza senza soldi. Per me la fase è più bella quella. E sono diventato all'epoca un'accoglienza che per me inizia come attivista del fronte di liberazione del popolo curdo. Ho conosciuto Alfonso De Stefano, che qua ho conosciuto Dino Frisullo. Mi sono legato ad un ideale. Poi avevo capito che da quella partecipazione all'impegno politico di nuovo che si rinnovava per me, dopo aver vissuto con molta partecipazione interiore gli anni del movimento studentesco, avevo capito che l'accoglienza poteva, nei luoghi dove c'è stata una forte emigrazione, un forte abbandono, dove soprattutto c'era una forte rassegnazione sociale, poteva diventare non più non un altro problema, ma una soluzione per fare rinascere Riace, per farlo ridiventare con la scuola, con tutte le attività, con le attività sociali, con una nuova comunità, magari con nuovi cittadini, che poi non è un problema che vengono da tutte le parti del mondo, perché all'epoca mi ricordo che noi abbiamo in qualche modo stimolato al recupero anche dell'identità dei luoghi, di questo senso così che vuole i nostri luoghi aperti senza pregiudizi rispetto alle persone che arrivano. Io me lo immaginavo che era così e così è stato. Riace nasce così l'accoglienza, con le candele di cera nelle case, non avevamo soldi per tutti i compagni curdi. Sono stati ospitati nelle nostre case così, case che abbiamo chiesto e ottenuto gratuitamente da tutti gli emigranti che sono in giro per il mondo. Il centro d'accoglienza nasce così. Io sono diventato sindaco nel 2004, sette anni dopo. Non era prevista questa per me, non era tanto facile per uno che proveniva eravamo identificati come gli estremisti della politica, per cui è stata una strana combinazione. Nel 2004 sono diventato sindaco e ininterrottamente, poi da sindaco io ho dilatato, anche perché in Italia i flussi migratori aumentavano, e quante volte mi hanno chiesto dalla prefettura e dal Ministero degli Interni programmi straordinari, posti aggiuntivi. Le stesse persone, io ho detto questo, che poi mi contestano che abbiamo fatto le cose senza la selezione pubblica. Non le persone, gli stessi enti. Allora, c'è questa visita per l'attività di monitoraggio. Il prefetto di Reggio Calabria mi chiede delucidazioni in merito a queste difformità. E io chiedo al prefetto di Reggio Calabria di fare una visita non a campione ma più approfondita, e vengono a fare questa attività di ispezione tra i funzionari della prefettura. Viene fuori, anzi io attendevo con impazienza l'esito di questa visita, perché pensavo che ribaltava quello che era stato scritto nella relazione della vista di monitoraggio. Avevo capito che c'era qualche difficoltà per trasmettermi questa relazione. Finalmente a dicembre del 2016 arriva questa relazione e devo dire che quando l'ho letta
mi delude subito, perché non ribalta per nulla quelle che erano state quelle che erano state indicate come criticità della visita di luglio del 2016, ma era molto contraddittoria, perché ad una prima parte in cui si esalta questo tipo di modello Viace, segue poi una seconda parte dove dice espressamente che sarebbero opportune approfondimenti da parte del magistrato contabile e del magistrato penale. Dopo 5-6 giorni, e credo che da lì può, uso il condizionale così, da lì può derivare l'iscrizione alla procura come indagato. Non sono sicuro, perché a dicembre c'era stata anche una registrazione nei miei confronti, può darsi che la procura aveva già questo materiale così. Allora, una cosa, un'altra, può darsi che inizia da lì questa istruzione, può darsi. E succede però che dopo pochi giorni c'è un'altra visita ispettiva da 4 funzionari della prefettura di Reggio Calabria. E qua comincia a prendere corpo per me un rapporto che diventa strano, perché questi funzionari mi fanno capire subito che tutte quelle difformità, anzi esaltavano, però non mi facevo illusione, perché anche chi era venuto a fare quella prima ispezione a parole diceva in quel modo. Sta di fatto che l'esito di quella relazione non ce l'abbiamo mai avuto, nonostante una richiesta formale. Addirittura uno dei componenti di questo gruppo di lavoro ha detto: il prefetto non te lo vuole dare perché ci ha detto abbiamo scritto il racconto di una fiaba. La prima relazione stranamente era finita nelle mani di un giornalista che ha detto di avere l'esclusiva, di un giornalista di un quotidiano che si chiama Il Giornale, che comincia la denigrazione a livello nazionale del modello Viace, perché ovviamente Viace rappresenta un messaggio politico sull'accoglienza e non solo. Era l'occasione per denigrare, per dire: avete visto, tutti era come se aspettavano, era un'anomalia che non c'erano ombre a Viace. La stessa relazione nelle mani di un'organizzazione che si è presentata a Viace con l'autorizzazione anche della questura di Reggio Calabria a fare una manifestazione, e si chiama questa organizzazione, due organizzazioni sono firmate nella richiesta per utilizzare la piazza vicino al municipio con le bandiere nere, e Forza Nuova e Fiamma Tricolore, e avevano nelle mani quella relazione. No, la portavano, avete visto? Questo è un modello che, dove ci sono tantissime difformità, dove ci sono tantissime anomalie. Allora io ho fatto le controdeduzioni alle quali la prefettura non ha mai risposto. Abbiamo richiesto con gli avvocati, devo cogliere l'occasione per ringraziare queste due persone pubblicamente, perché si sono rapportati con me in una maniera umana, perché mi stanno aiutando. L'avvocato si chiama Antonio Mazzone di Locri e un altro di Monastrati si chiama Andrea D'Acqua, che ci aveva aiutato per un problema che era nato per la gestione di questo palazzo. Lui si è presentato spontaneamente per aiutarci e poi lui mi ha portato io avevo difficoltà anche a pagare un avvocato, ma non lo dico per una giustificazione, che perché voglio, perché è la realtà. E li voglio veramente ringraziare pubblicamente. E quindi il rapporto con la prefettura rimane pieno di ombre, ancora oggi. Non è che perché sono organi superiori ai comuni noi non dobbiamo parlare, o io dico la realtà è così. Poi, in merito, questa è un'analisi che sto facendo, perché tutto ruota
anche le accuse, no? Che riguardano me, ma comunque trovano una, come devo dire, una contestualizzazione dentro i programmi di accoglienza. E io mi viene da pensare che quello che abbiamo fatto, no, effettivamente non segue come un'indicazione precisa rispetto alle linee guida dello SPRAR. È vero questo. 6 mesi e poi te ne devi andare. E questo non è compatibile per nulla con una dimensione umana della politica. Sempre che quando ai soggetti gestori, che sono anche qua noi abbiamo costruito un sistema che ovviamente è stato contestato perché sono gli affidamenti diretti alle cooperative, io vi voglio spiegare una cosa, ma ci sono delle holding che gestiscono programmi di accoglienza che sono della Sicilia, che sono a Trieste, ma è pensabile che arrivano a Riace a gestire holding e i ragazzi di Riace, qual è l'opportunità del lavoro? Noi parliamo sempre che ci sono i programmi che riguardano i programmi politici, dove sempre c'è questa priorità del problema del lavoro nel mezzogiorno e prevedono questo. Dall'altra invece io vado incontro ad una criticità, a parte che gli affidamenti sono fatti in emergenza, continua emergenza, perché loro vogliono subito, ci sono gli sbarchi, ci sono i centri di prima accoglienza che scoppiano, allora ti chiamano quindi non c'è nemmeno, se c'è stata questa anomalia, io ho detto nella mia contestazione, è stata condivisa con il Ministero degli Interni e con Prefettura. Bravo! Questa è una delle contestazioni. La contestazione alle quali punto per punto abbiamo risposto. Anche addirittura c'era un ragionamento da parte dei funzionari della Prefettura che portava ad individuare che come un contesto dove c'è questa presenza della criminalità, è vero, noi siamo i primi che siamo coscienti di questo, ma il sistema dell'economia diffusa, così come dell'accoglienza diffusa, che riguarda con questi 35 euro, che si va dove interferiscono tanti beneficiari, i proprietari delle case, perché da una prima adesione spontanea a una disponibilità delle case, ovviamente adesso che fanno parte di una banca dati del Ministero, di un sistema organizzato dell'accoglienza, i proprietari devono essere pagati con un contributo annuale, però come sono gli affitti bisogna pagarli, quindi l'economia coinvolge i proprietari delle case, coinvolge i rifugiati, con i bonus, poi vi spiego per i bonus, coinvolge tutti gli esercenti delle attività commerciali a Riace, coinvolge gli operatori, i disoccupati di Riace. A Riace lavorano nei progetti di accoglienza 80 persone, adesso è venuto fuori anche un asilo nido multietnico, lavorano altri 14 ragazzi di Riace Marina. Bravo. Siamo a 94. Lavorano altri 10 sulla raccolta differenziata. Abbiamo provocato e interferito in quello che è il problema principale dei nostri territori. Quando la gente non c'è un'aspettativa, tutti se ne vanno via, rimangono delle case vuote, abbandonate. Questo è stato il senso dell'accoglienza di Agia. Invece di essere un problema in più, è stata la soluzione del problema. Coinvolge
coinvolge commercialisti, coinvolge consulenti del lavoro, coinvolge operatori sociali, assistenti sociali. Praticamente un'economia diffusa, dove è difficile per le mafie avere un controllo, perché... Io vorrei vedere, permettetemi questa provocazione, vorrei vedere le relazioni che c'erano per quanto riguarda la gestione di Isola Caporezzulo. Quando sono venuti quelli, gliel'ho detto, dice, ma quando ci siamo accorti, ma quando ti sei accorto? Sono passati 10 anni, è possibile che quella è una gestione mafiosa? Tutto il mondo ha visto. Allora, questo è per quanto riguarda come funziona questo sistema e quali sono le criticità che sono venute fuori. Addirittura parentopoli hanno scritto a questo signore, che gli ho detto, ma tu, perché poi scrivono parentopoli e dice sulla base di informazioni assunte, ma chi te l'ha dato questa informazione? Ma tu giusto a me mi dici queste parole, io e la mia famiglia sono andati tutti via, perché mi avete umiliato così? Io non ho fatto nessuna azione, e ci sono più umiliati così. E poi i lungo permanenti, come se le persone dobbiamo cacciarle via, ma dal punto di vista economico non cambia nulla, perché comunque se sono lungo permanenti e se sono persone che, i rifugiati che si inseriscono nuovi, alla fine i servizi sono quelli, quindi non c'è una differenza economica. Non è accettabile, che io ho detto che le persone sono a scadenza, ho detto questa parola, perché finisce tutto, così non ha significato la scadenza. E poi veniamo ai bonus sociali, che è stato un motivo. Noi nel 2010 abbiamo fatto questa richiesta al Ministero degli Interni, ma è una richiesta che è stata necessaria per una criticità che è generata dallo stesso Ministero, perché in pratica i trasferimenti economici vengono fatti con molto ritardo, su servizi che sono inderogabili. Le attività cominciano il 1 gennaio, praticamente il Ministero i soldi li trasferisce a ottobre, a novembre, e questo ovviamente pone dei disagi. Allora, ma non è stato solo questo, avevo capito io nella dilatazione del sistema locale. Qualcuno si stava affacciando per andare a comprare questi negozi dove il cibo costa poco, dove ci sono prodotti di bassa qualità. E poi questa busta della spesa, per darla, perché i rifugiati che arrivano perché sono in fuga dalle guerre, ma anche dalla miseria umana e dalla povertà. Bravo. E non è necessario di proporre quella busta che si muove, dove... Ma voi vi immaginate che praticamente quello che devono mangiare lo dobbiamo stabilire noi? Praticamente io ho detto, questo non è giusto per la dignità di queste persone. Bravo. E praticamente la viace, questo io lo voglio dire, è come una piccola rivoluzione. E questo bonus, io ho tratto lo spunto, adesso mi ha salutato Tonino Perna, lui all'Ente Parco da Stromonte aveva introdotto questa, si chiamava Eco Aspromonte. Allora io ho tratto lo spunto da lì, ho pensato, facciamo un bonus sociale come una moneta locale con la quale è possibile accedere a tutte le attività sul comune, che sono nell'ambito comunale, e quello veramente cambia tutto, è uno dei punti di forza del modello Riace, perché per un altro motivo, perché anche le fatture che loro, il Ministero, sono contenti quando le ricevono, lo SPRAR, come se tutto il compito è perfetto. Ma è là che si nasconde il problema, perché le fatture spesso sono false, si gonfiano, per giustificano una spesa che non è finalizzata ai rifugiati. Allora, ho detto, ma con amarezza, ma qua praticamente... E per me è venuto fuori il concetto...
così se mi posso permettere, di che cos'è la legalità e che cos'è la giustizia. Vi dico la verità, io sono più innamorato della giustizia che della legalità. Bravo. E praticamente questi sono tutti l'elencazione delle criticità che contenute in questo report. È strano che due viste ispettive per le quali abbiamo chiesto la redazione non sono mai arrivate, e quindi queste cose un po' sono strane. E poi questo viso di garanzia che per quanto riguarda la mia persona, la prima cosa l'avvocato mi ha detto la tua condizione economica, ma non lo dico per la vostra, forse faccio male anche a parlare di queste cose, ma io sul conto corrente ho 500 euro. E allora ha detto l'avvocato, di cosa parliamo? Per la frode, per tutte quelle cose che sono state motivo di contestazione. Cosa devo dire più? Voglio sottolineare un aspetto che io non posso accettare, lo dico davanti a tutto il mondo qua, che per colpa mia io devo ancora una volta mortificare un ideale. Questo non lo posso accettare. Bravo. Io non sono una persona che alla fine è come se ho preso in giro a me stesso, la prima cosa, ma anche ai miei figli che sono lontani. Mi ha fatto un messaggio a mia figlia Martina e dice, è emblematico quello che mi scrive, per quello che io dico che devo venire fuori, per rispetto per voi, per rispetto per tutte le persone che ancora credono ad un ideale. Non lo posso mortificare questo, e Viaggio rappresenta oggi questo. Lo capisco io, che è così, e non posso permettere che tutto finisce come al solito, tanto sono tutti uguali. No, non è così, non è così. Bravo! Che cosa vi racconto a Chiara io, che per tanti anni ha avuto fiducia, è arrivata dalla Valle di Susa a Roma con i comuni solidali, e come, che cosa gli racconto? Dico, ho preso così a Chiara, a Domenico, che credono, che a Nuccio Barillà, a Tonino Perna, a Lorenzo Infantino, a Tiziana Barillà, tutte le persone che io lo so che non siamo legati a un partito, ma siamo legati ad un ideale più forte di un partito. Lo so. Su Facebook una ragazza di Mammola, come se io la conosco da sempre, che adesso non lo so, è qua, Daniele, è sempre così, c'è un'empatia, ma da dove nasce? Nasce dalla forza di un ideale. Allora io non posso permettere che voglio subito che tutto viene fuori. Non posso dimenticare il mio amico Alfonso De Stefano, e ci crede come, perché ci crede Alfonso? Come me, quando in una piazza deserta di Viaggio abbiamo messo lo striscione per Ocalan in tempi non sospetti, con Dino Fisullo, io di queste cose mi sono nutrito. E vi dico, mia figlia Martina, la chiudo qua, dice così, ma mi sono mancate tante cose in questi anni, ma leggendo il libro c'erano delle, ho visto come una luce, e delle parole che mi collegavano con te. E ha detto così, adesso io ti abbraccio ancora più forte.